Wedding and Living, il salone della sposa e della casa arriva a Catania e noi siamo andati a vederli. E siamo in compagnia di Alfio Polisano, dell'Atelier Polisano, dove ci sono non solo grandi brand, ma anche abiti realizzati proprio da voi, dal vostro atelier. Sì, noi dal 1951 che la mia famiglia è presente proprio nel campo degli abiti da sposa, quindi è un'esperienza proprio molto antica. E quest'anno siamo qui con delle proposte piuttosto nuove da proporre alle visitatrici e ai visitatori di questa meravigliosa fiera. A proposito di nuove tendenze nel campo di abiti da sposa, qual è l'abito che va di più? Ma non c'è un abito che va di più, perché ogni ragazza poi ha il suo stile. Magari possiamo dire che ci sono degli elementi che caratterizzano di più le spose di questo periodo. Una sposa che magari non è più come prima totalmente in décolleté, ma che invece ama farsi velare da un tatu, magari vedersi il pizzo tatuato sulla pelle. Questa è una delle caratteristiche magari che le ragazze cercano in modo maggiore rispetto magari a qualche anno fa. E un altro elemento importante di questo periodo è il colore, perché ci stiamo allontanando un po' da quell'idea del total white, da quel totalmente bianco, e magari andiamo su quei colori un po' sul crema o sulla sabbia, quindi ci spostiamo un pochino da questo elemento. Questo è un cambiamento molto grande, specialmente per noi che eravamo ancora ancorati all'abito da sposa bianco, visto proprio nella tradizione dell'abito in sé. Quindi questi due elementi sicuramente caratterizzano la sposa del 2018. Cosa chiedono le spose sull'abito, sul proprio abito, a livello di modifiche e cose varie? Ma secondo me ogni sposa vuol sentirsi comoda, è la prima cosa che dice la sposa: voglio sentirmi comoda, perché non vuol sentirsi stretta, perché ha paura, non vuole essere troppo larga, che non vuol... E poi facciamo attenzione, guardi, mi stanno toccando gli abiti da sposa. E bambine, non si tocca! Ma no, ma anzi, ecco, a maggior ragione, vedete, gli abiti vanno proprio coccolati, no? Come facciamo noi con le nostre spose. Vi piacciono questi abiti? E il vostro sogno qual è? Come deve essere il vostro abito da sposa? Non lo so. Semplice. Semplice. E il tuo invece? Semplice. Ma senti, ascolta, ma ti piace come quello della principessa? Della principessa Cenerentola? Sì. Ah, è bene. Ecco, quello è un altro stile che sta andando molto, perché in questi ultimi anni le ragazze vogliono essere sempre più principesse, e allora ti cercano questi abiti così proprio stretti in vita e ampi, perché vogliono vivere la favola proprio di altri tempi. Ecco, ogni ragazza ha un mondo a sé. Io dico che ce ne sono spose per quanto sono le ragazze. Grazie Alfio. Grazie a voi. Un giorno
tutto pronto per il grande giorno? Quasi. Quasi pronto? Ci stiamo provando a sistemare il tutto. Qualche idea, qualche anticipazione? Tutto a sorpresa, non si dice niente. Non diremo niente, completamente. Lo sanno solo i genitori, quello che stiamo scegliendo. Tutto il resto deve essere tutta una gran sorpresa per tutti. Però vi sono venute ovviamente delle idee venendo qui al salone del Wedding and Living. Sì, sicuramente, perché comunque la fiera è abbastanza ricca, c'è un po' di tutto. Qualsiasi cosa si cerca c'è tutto, quindi abbiamo avuto parecchie ispirazioni. Infatti. Ma quando è arrivata la grande proposta? E come soprattutto? Allora, diciamo non c'è stata una proposta vera e propria, ma è stata più una decisione presa da entrambi. Quindi non c'è stata una proposta vera e propria. Ma dopo quanti anni di fidanzamento? Non ci crederà, però siamo insieme da un anno e abbiamo già deciso di sposarci. Ragazzi, tanti auguri. Grazie. Grazie. Come vi siete conosciuti? Rispondi tu. Ci siamo conosciuti nel mondo dell'automobilismo, perché io corro con le macchine e il papà pure, il papà della ragazza pure. Quindi siamo conosciuti così. Lo sai che non ti ho ancora fatto il regalo di nozze? Avrei un'idea in proposito. 3 femmine e 3 maschi. Contenta? Non c'è male come inizio. Ma non c'è fretta, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. E quando si parla di matrimonio si parla anche del ricevimento, e siamo in compagnia di Giuliana, titolare di Villa Rigoletto. Allora Giuliana, quali sono le nuove tendenze in campo del ricevimento? Allora, le tendenze sono varie, perché gli sposi ultimamente stanno andando a ricercare non solo ovviamente la qualità del cibo e del servizio, ma anche una serie di dettagli che rendono il ricevimento unico. Quindi oggi le tendenze sono quelle di creare un ricevimento a isole, quindi andare a creare un aperitivo che abbia delle postazioni diverse con varie specialità. Quindi abbiamo le isole delle specialità siciliane, dei marinari, del salumiere, tutte queste pietanze che noi offriamo ai nostri sposi. E poi ovviamente tutto ciò che riguarda le decorazioni e gli allestimenti, Barbara, che seguono un tema spesso, quindi magari un colore tipico che scelgono ovviamente gli sposi e che poi viene riportato su quelle che possono essere le decorazioni a tavola, durante il buffet, insomma a 360 gradi, anche la torta nuziale ovviamente. Ok, grazie. Prego. Impiegato, lei conosce il nostro ambasciatore di Germania? Il conte Otto von Huber Steiger. No, scusi. Può chiamarmi solo Otto? No, no, almeno 9. E 10, 11, 12. Alla fine la spuntò Fantozzi. Trentellone. I miei sogni sono lì con la Brenda Lee. Non morirò sul set come Brenda Lee. Il mio cuore non brucia mai come jeans. Scappo da sorrisi gialli come Kill Bill. Voglio un picnic, fa culo Justin. Timberlake con Bieber, l'importante è che sei Justin. Non guardarmi così, I'm a rich bitch. Ti interrompo la festa come un cazzo di Blitz. Yeah, give me 5, perché il mondo è bello. Non capisco se è un casello o un McDrive. Baci baci bye, con la tua gang mai. Se mi stai lontano è meglio tu e le tue bad vibe. Giulia, cosa pensi del matrimonio? Il matrimonio è una cosa importante, perché è quando uno passa da uno stadio di fidanzamento tipo da uno stadio a un altro stadio. E come immagini il tuo matrimonio? Con tanti invitati, non troppe decorazioni. Il vestito secondo me deve essere semplice. Poi non lo so. Inviterò io e i miei amici più fedeli. Le altre persone che non mi piacciono, no? Ok. Cos'è per te il matrimonio, l'amore? Una cosa speciale. Perché? Perché per il fidanzamento si va al matrimonio. Quindi è una cosa speciale. E l'amore? Secondo te che cos'è l'amore? Che lega due persone e quindi decidono di sposarsi. Per loro è una cosa importante,
poi diventano felici insieme e si trovano bene, si devono trovare. E niente. Rosario Crimi per l'atelier Lady Grazia ci parlerà delle nuove tendenze per gli abiti da sposo. Sì, quest'anno la tendenza con dei capi che trattiamo noi con la linea di Petrelli, possiamo ammirare dei tessuti sul damascato, tagli molto nuovi, tendenze di colori proprio un po' più estrosi come il rosso, il blu elettrico, la tendenza del pantalone leggermente con una vestibilità più fit, accorciato leggermente con la caviglia che si intravede, e poi ora stiamo inserendo pure i dettagli nell'uomo. Cioè la cintura abbinata alla scarpa, la scarpa decorata con lo stesso riporto della giacca. L'uomo in questo periodo vuole essere ammirato e si sta curando di più nei dettagli. Quindi è un abito, diciamo, diverso da quello tradizionale, è molto più moderno, infatti già solo se guardiamo i colori lo sposo è molto più moderno rispetto a un tempo. Sì, allora, questo sì, si è svecchiato un po', i colori sono un po' più forti, i tagli, la modellistica è più attuale, però diciamo che sempre resta diciamo, nel cuore delle mamme lo stile più tradizionale, quindi abbiamo anche l'abito, come possiamo ammirare l'effetto che abbiamo accanto di smoking, un effetto smoking, il tradizionale, il gusto classico resta sempre, quello non tramonta mai. Ecco. Cosa chiedono gli sposi di oggi? Allora, gli sposi di oggi chiedono qualcosa che li differenzi l'uno dall'altro e poi molte volte chiedono pure qualcosina in più, nel senso che vogliono essere estrosi ma non vogliono eccedere e vogliono riutilizzare l'abito perché visto un po' i tempi. E anche a questo noi abbiamo pensato ad un sistema di decorazioni sul rever che possono essere asportate dopo la cerimonia e così resta l'abito pulito da poter riutilizzare in altri eventi. Desiree e Salvo, prossimi al matrimonio, ma chi è che ha fatto il primo passo? Salvo. E la grande proposta quando è arrivata? Settembre l'anno scorso. È tutto pronto per il giorno del matrimonio? Sì, tutto pronto. Sarà un matrimonio tradizionale oppure moderno? Moderno, modernissimo. Ovvero? Qualche piccola anticipazione? Moderno, tutto moderno. Non so, tutto moderno, sì. Andiamo sul personale. Salvo, cosa ti ha colpito di Desiree? Quando è che hai capito che è la donna della tua vita? Ma da subito, diciamo. Una ragazza che ormai ce ne sono davvero poche, come quelle di una volta, diciamo. E per te, Desiree, cosa ti ha colpito di Salvo? Niente, che questi ragazzi di oggi veramente, lui è speciale. Carinissimi, tanti auguri ragazzi. Questo vestito di che genere è? Allora, questo è un abito da cerimonia bambina, è un impero couture, è una linea di bambini ed è un'organza di seta stampato in fantasia. Ma che età è? Allora, questo potrebbe essere un 4 anni, ma abbiamo le varietà delle bambine, anche bambino maschio, abbiamo una cerimonia molto alta, oppure qualcosa anche più da invitata. Ok. Che notte buia che c'è. Luca e Sofia, prossimi al matrimonio, quando è il grande giorno? 2 giugno. Quando vi siete conosciuti e quanto tempo siete stati fidanzati? 3 anni e ci siamo conosciuti l'8 dicembre. Qual è la cosa che ti ha colpito più di Luca? I suoi modi di fare, i suoi occhi, il suo sorriso. Luca, quando hai capito che Sofia è la donna della tua vita?
dalla prima volta che l'ho vista. E quali sono i suoi pregi? È sempre sorridente. Allora ragazzi, siete qui perché immagino state scegliendo il viaggio di nozze. Qualche idea? No, ancora no, quindi dobbiamo vedere. Sì, dobbiamo un attimino capire. Ma sulla meta, freddo, paese caldo? Caldo. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Durante il matrimonio che cosa fai? Allora, io principalmente cerco di allietare la giornata, rendere speciale la giornata degli sposi. Quindi gli offriamo i nostri pacchetti e dopo averli scelti li svolgiamo. Noi ci occupiamo dai palloncini all'animazione adulti con l'intrattenimento tipo DJ, l'intrattenitore, ma ci sono anche le ballerine del fuoco, le ballerine dell'acqua, i mimi. Oppure ci occupiamo dei bambini attraverso i mini club. I bambini si mettono con noi, li facciamo cenare insieme e insieme o operiamo attraverso dei laboratori oppure li facciamo giocare teatrino, macchina delle bolle, popcorn. Comunque è un'agenzia che si occupa di tutto, dell'intrattenimento dei bambini all'intrattenimento degli adulti, e operiamo a 360 gradi. Non ci occupiamo solo di matrimoni, ma di feste per bambini, di grandi eventi, street marketing, abbiamo il nostro servizio hostess, un po' di tutto. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. E con Giovanni parliamo di musica, sì. Grazie appunto all'agenzia Musica e Sposi. Allora, cosa richiedono gli sposi di oggi in campo musicale per questo giorno così importante? Beh, richiedono intanto di stare bene insieme, richiedono molto di avere molta complicità, e questo secondo me, anche dal mio punto di vista, la musica lo crea. E l'ambiente giusto per me, come dico sempre, è rispecchiarsi in una canzone, no? Quindi perdersi nella musica. E gli sposi di oggi vanno molto per la musica, specialmente in complessi band dal live. Oggi sì, c'è il DJ, ma viene richiesto molto meno rispetto a prima. Adesso si chiede molto di più la band, no? Che sia da un jazz, da un blues, a volte anche il rock, il melodico, il rock melodico. Quindi sì, questo richiedono molto gli sposi. È vero che grazie a voi possiamo avere appunto delle violiniste oppure anche l'arpa, quindi lo strumentale. Sì, grazie a noi si possono avere le nostre quattro violiniste, che sono le Sweet Lady. Poi abbiamo l'arpa, che per me, o meglio, è stata sempre definita lo strumento degli angeli, no? Quindi angelico. E poi si hanno le varie band, come il tributo dei Sinatra, no? I Sinatra Men, che sono infatti musica jazz, the king of the jazz, no? The Sinatra. Poi abbiamo gli Amarcord, che sono più sul folk, abbiamo il folk, ripeto, puoi avere anche il blues, puoi avere il rock, puoi avere il death metal, dipende quello che si vuole, ecco, dipende dagli sposi. Quanto è importante la musica per il giorno del matrimonio? Bella domanda. Per me è importantissima. Ci sono sposi comunque che apprezzano perché vogliono vivere il loro giorno con la musica, no? Quindi entrare come se fosse il loro giorno, come se fosse un video, ok? Quindi quel giorno per loro è indimenticabile, e secondo me la musica è il miglior modo per dirgli sì, è indimenticabile quel vostro giorno. Grazie. Grazie a voi. E insieme a Vincenzo parliamo invece di un altro elemento molto importante all'interno del matrimonio, ovvero delle fotografie. E in questo caso Vincenzo rappresenta lo studio fotografico di Carmelo Campione. Vincenzo, quali sono le nuove tendenze nel campo della fotografia? La fotografia nel corso degli anni è cambiata, è in continua evoluzione. Ciò che in questo momento molte coppie ci stanno chiedendo e cercano di attenzionare sicuramente è quello di avere un rapporto con il fotografo e quindi con la fotografia
molto più libero, molto più spiccio. Molti ragazzi, molte spose, ne abbiamo avuto riscontro qui in fiera e anche in altre fiere, che non vogliono avere nessun tipo di condizionamento, non vogliono essere condizionati, vogliono sentirsi liberi di muoversi, di fare quello che vogliono il giorno del matrimonio. Quindi lo stile reportage è quello che in questo momento sta tirando, diciamo, di più il carretto, anche perché fondamentalmente, diciamo, che è quello che più si avvicina alla realtà dei fatti, perché in questa maniera noi ci permettiamo di raccontare quello che succede durante il matrimonio anziché andarlo a creare, quindi di creare qualcosa di artefatto e di finto. E invece, parlando dei colori, quindi dal bianco e nero, seppia, qual è quello che va per la maggiore? Devo dire che c'è un gradito, molto gradito ritorno al bianco e nero, che non è mai morto fondamentalmente, ma negli ultimi tempi molte coppie ci chiedono sempre più spesso una maggiore quantità di foto in bianco e nero presenti nell'album, e la cosa non può che farci che piacere, perché onestamente, fosse per me, farei solo e unicamente bianco e nero. Grazie. Di nulla, grazie a voi. Posso farle una domanda? Sì, buonasera, salve. Lei si sta per sposare? No, io già mi sono sposato. E cosa fa qui nel settore degli arredamenti? No, io stavo guardando, sì, siccome sono nel settore, sono un architetto, quindi stavo vedendo quali sono le ultime tendenze dell'oggetto, secondo me, più importante in una casa, no? Dove tutto nasce e muore, diciamo, il letto, no? della camera, e quindi stavo cercando di capire quali sono queste ultime tendenze e sto facendo un giro così molto serenamente. Cosa chiedono, dato che lei è un architetto, quindi sa benissimo cosa chiedono i ragazzi quando devono ristrutturare una casa oppure arredare una casa, insomma, cosa chiedono i novelli sposi? Ma guardi, io per l'esperienza mia, fondamentalmente la camera viene vista non più come il centro dell'abitazione, perché oggi ci sono tanti altri luoghi che hanno avuto anche molto più, diciamo, più forza nell'arredamento della casa. Però la camera da letto, quello che viene richiesto di solito è la comodità, grandi armadi, una grande spazialità, la luce è fondamentale, e fondamentalmente anche avere una cabina armadio vicino, quindi dove poter mettere i vari abbigliamenti, e il bagno. Quindi fondamentalmente non è più vista come una sola camera, ma come uno spazio organico collegato al bagno e a una cabina armadio. Grazie. Prego. E dal salone Wedding Living è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Ciao Globus Television. Ciao Globus Television.